ed erano 30.000 calorie, 20 kg di burrito. Ufficialmente è il burrito più grande che voi possiate mai vedere fatto su YouTube. Benvenuti in questo nuovo video che avete ovviamente visto dalla copertina, dal titolo, perché sarà una copertina grossa tanta di quello che andremo a fare. Se abbiamo portato il livello del canale altissimo con l'hamburger, primo in tendenza, 25 kg di hamburger e 70.000 calorie, oggi dobbiamo fare qualcosa di ancora più extreme. E ovviamente questo video non posso andarlo a fare da solo, perché gestire 20-30 kg di burrito da solo è complicato. Ecco perché ho chiesto al mio buon e fedele Marco Menna di aiutarmi. Noi, insieme al nostro buon Lorenzo Fiale, che non solo è il mio videomaker, ma soprattutto ci aiuterà a mangiare e a cucinare. Allora Marco, andiamo. Questo video io volevo farlo da non so quanto. Come quello dell'hamburger, l'unica cosa che mancava era avere una piadina abbastanza grande per fare un burrito da 20-30 kg. Che specifichiamo una cosa però, piadina e burrito non sono la stessa cosa. Però quando vai a farlo gigantesco, il wrap del burrito ti assicuro che non reggerebbe nulla. Siamo qui dalla piadineria Pascoli, che lo avete già visto nel video del Milano Food Porn, quello che faceva tutte le piadine food porn. Fidatevi che non potevo chiedere a nessuno di migliore per fare il nostro burrito. Oh, ci siamo, Gio. Grande. Sono Simone, finalmente abbiamo qua Giovanni, non vedevamo l'ora, stiamo per battere un super record. Io spero che nessuno abbia mai fatto qualcosa di così grande. Ne siamo Potrebbe sicuri. Essere, ma noi non l'abbiamo mai visto. Non così bene, raga. Allora io vi dico, questa è una piadina normale. È una piadina normale. Questa è uno dei tuoi esperimenti, solo che il problema è che questa qui è piccola. Ora si vola in cucina e realizziamo la piadina Monster piadina. Stiamo entrando in cucina, ma voglio specificare che per questo video, dato che il burrito andrà consegnato ai nostri amici youtuber qui a Milano, comunque a gente, io, Marco e Lorenzo siamo andati in farmacia circa 40 minuti fa e siamo tutti e tre tamponati e negativi. Allora, benvenuti nella nostra cucina. Benvenuti. Prego, prego. Ma sai quanto pesa questo? Bisogna pesare. Anche perché ora, Gio, andremo a selezionare il peso per le nostre piadine. Ma sono quasi 2 kg, zio. 1,4 kg, 1,5 kg. Sì, è proprio okay. 1,5 kg. È un po' troppo, eh. È un po' troppo. Io penso che dovremmo fare almeno 1,3 kg, 1,4 kg. Allora, okay. dividiamo. Ok, io direi 1,3 kg, raga. Ora andrebbe un po' lavorato l'impasto, quindi raga, andate a muoverlo e a richiuderlo su se stesso, così da svegliarlo un po'. Ora bisogna schiacciarlo un po' per dargli una forma circolare. E poi questa è la parte per renderlo morbido e lavorabile. Dopo vi manca tutta la parte da stesura col mattarello, raga. Allora, ci siamo. Oltre alla forza bruta di Giovanni, che è bravissimo, utilizziamo lo stendipiada. Abbiamo già dato un po' più di vita all'impasto per andarlo a stendere. La mano si schiaccia. Ho perso. L'ho perso. Ho visto cose migliori. Ora raga, bisogna avere la pazienza e la costanza di lavorare l'impasto per dargli la forma che vogliamo. Questo qua deve diventare 60x80, ragazzi. 2 da 60x80 per il nostro super giant burrito. C'è già 80 lì? Sì. Qua ci siamo. 62. Sì, togliamo la farina, passo un pochino di olio sulla piastra così che non si appiccica. Si vola proprio. Ci accingiamo già a portare questa super piada sulla piastra, che è ancora così. Subito quel buchino là. Alla fine raga, stiamo lavorando con dell'impasto crudo di dimensioni enormi. È vero, è quello, cioè, il fatto, è un impasto crudo questo. Gigantesco, un super lavoro. Poi Gio, la mossa che dobbiamo fare io e te in mega sincronia, bravissimo, prenderla e ribaltarla di là. Pellicola, guarda, perché bisogna impellicolarla subito, Ah, subito? Quella che tiriamo giù. Ok, sì. Gio, quanti va? È il momento di girare questo, Vai. Allora, veloce, sì. 1, 2, 3. Mi sono bruciato io. Vai, alziamo, andiamo. Ah, bruciato. Ah! Madonna! Ok, ce l'abbiamo fatta, sì, però, dai. Ce l'abbiamo fatta. Impellicoliamo tutto quello che è rimasto fuori, perché l'ossigeno poi tende a far indurire l'impasto. Invece mantenendolo così bello coperto, gli resta tutta la morbidezza per quando devi andare poi a rotolarlo. Ok, una c'è, raga. Questa è molto più fredda. Sì, direi un altro pochino. Ancora pochino, 3. Esostinato. Ok, top. Guarda che bella questa. Sì, questa è bella, ma che bel colore, Madonna. Vai. Ok, ancora un po' di pellicola serve, perfetto. Beh, raga, c'è da dire che noi di piadine ne facciamo veramente tante, ma così grosse è veramente la prima volta. Ragazzi, abbiamo spiadine. Abbiamo spiadine. Ce l'abbiamo fatta, okay. Bravi tutti, Bravi. Grande, grande Marco. Bravissimi.
ora la porto a casa. Ci vediamo stasera quando vengo a portarti un pezzo di piadina. Non vedo l'ora di vederla. Di burrito, perché è un burrito alla fine. Ma con un impasto un po' più grosso. L'abbiamo trasformato in un burrito alla fine. Non vedo l'ora di vedere il ci vediamo più tardi, grazie mille. Tardi. Ci spostiamo direttamente a casa. E dopo le piadine abbiamo anche fatto la spesa. Ci dobbiamo sbrigare perché sono quasi le 7. Vorrei portare cosa a tutti gli youtuber qui a Milano, ma dubito che ci riusciremo. La spesa è costata 100 euro. E abbiamo più di 2 kg di pollo, 1 kg di riso basmati, 3 salse piccanti messicane. Abbiamo preso 8 scatole di chili con carne già fatto, semplicemente perché fare il chili è difficile. Ma hanno dato i friggitelli invece i peperoncini, cioè non c'erano dei peperoncini piccanti rossi e abbiamo trovato solo questi. 6 avocado, nachos chips, cipolle, tanti pomodori, 2 lime, 3 salami piccanti che dovrebbe simulare il chorizo, che sarebbe il salame piccante. L'obiettivo di oggi è completare un burrito da 20 kg, non so quanti kg so. Prima cosa che andremo a fare, ragazzi, è il guacamole, cosa più semplice ma anche più difficile da fare, perché sono tipo porzioni un po' difficili. Da schiacciare è veramente tosto. Manuele, tieni un attimo. Te la mano al volo? Solo l'avvocato. Manuele, sei emozionato per pensare che mangeremo un burrito gigantesco? Che cosa mangio pure io? Certo. Oh, senza uova e senza latticini. Adesso per finire di fare il guacamole devi fare a pezzettini i pomodori. L'avvocato più duro della storia non vince nessuna causa. Io non capisco se sto coltello non taglia più, ha perso il filo, o se questo è il pomodoro più duro della storia. Comunque questa cosa lo sto facendo lavorare perché devo farmi perdonare, perché il video dell'hamburger da 70.000 calorie, Emanuele non era presente e si è arrabbiato. Prima unione, pomodori. Faccio un paio di cipolle. Io non so come faccio a non star piangendo fortissimo. Cacchio, comincia a piangere. Incoerente. O per tritarla c'è... Oh! Direi che manca ancora un po', manca ancora un po' di pomodori e direi ancora un po' di cipolla e poi il lime. Ok, direi che così ci siamo. Buonasera! Grazie di avermi aiutato. Prego, ma l'obiettivo era quello, cioè io arrivo sempre quando non c'è più bisogno di me. Mettiamo subito a scaldare una cosa importante. Ti do il compito di mettere qua tutte queste chili con carne. Ok, direi che un lime basta e avanza. Ma dai quel secchio. Questo secondo te è un secchio? Sì, è l'umido. È una concezione strana dei secchi. Tagliamo questo peperoncino. Sembra piccante ma non so quanto lo sia. Allora, ho messo i peperoncini dentro il guacamole, che devo dire essere attualmente finito. Questo lo mettiamo direttamente sul fuoco e va curato. Sono 5 minuti sulla mia piastra di induzione. È arrivato il momento di tagliare il pollo. Non è la parte facile perché devi fare degli straccetti adesso. Per gli amici di casa, straccetti sono pezzetti più fini di pollo, insomma, che quando poi ti vai a mangiare sono buoni. Metto l'acqua del riso, ragazzi, stavo a fare tutto di corsa. Iniziamo la lenta cottura di tutto il pollo, ragazzi. Qui invece andremo a metterci il salame piccante, anche detto chorizo. Ragazzi, qui c'è il pollo. Il primo pollo, guarda quant'è. Il primo pollo. Dai, mettiamo 6 etti di riso, ragazzi. 7 etti di riso. Minchia, sono diventata la cipolla caramellata, che è la parte più buona, ragazzi. La faccio. Ovviamente non ci dimentichiamo di girare il riso ancora un po'. Questo è fatto. Poi, allora, la cosa più importante, visto che questo è fatto, lo togliamo ed è anche caldo, vi metto a caramellare la cipolla. Tagliamo un'altra cipolla. No, devo cercare, cioè devo trovare un modo per non piangere tagliando la cipolla. Olè. Un po' di olio nella padella calda. Faccio vedere un trucchetto. Un secchio, ma un secchio di cipolla. Forse anche poco, in realtà. Un po' di sale. Prendete lo zucchero. E via. Questa diventa una bomba, raga. Poi velocemente assaggiamo il riso. La cipolla, quando ci aggiungi lo zucchero, vedete che comincia a caramellarsi. Non è quella classica cipolla fritta o il soffritto che viene quando lo metti in padella. È il momento di cominciare ad assemblare, ragazzi. Piccolissima clip extra, ho assaggiato il pollo, è veramente asciutto, non mi piace. Lo ricuocio un attimo, ci faccio pure una cremina piccante. Tanto ci sta sempre bene perché sennò è veramente asciutto. Ce l'ho in quarto, ce la possiamo fare a portare la roba di YouTube. La cosa che mi spaventa è la cottura della piada. Dopo un'oretta di preparazione siamo arrivati alla cipolla caramellata. Purtroppo è poca, non so perché non ho fatto così poca, so tutto, non fa niente. Tanti nachos, 250 grammi, chili con carne, 3 salse messicane piccanti, tabasco, un botto di guacamole, tantissimo salame piccante che sono circa 3, 6, 9, 900 grammi, quasi un chilo, 2 kg e mezzo di pollo, più 7 etti di riso basmati. E ora prendiamo le piadine e cominciamo ad assemblare.
Sai qual è il bello? Che questa cosa qui non basta. Non so se avete presente quanto è grande, ma è un botto grande. Sono 3,8 kg solo di piadina. Sono 12.540 calorie. Tu devi immaginare che vorrei che tutti gli ingredienti fossero... Cioè, quindi in striscia, perché ogni morso è un ingrediente. Ok. Allora, iniziamo col chili. Okay. Sono 3,5 kg di chili con carne. È veramente molto bello da vedere. Sì, sembra anche molto buono, sarò sincero. È arrivato il momento di mettere il chorizo, okay. Però molto vicino, quasi sopra. Vedi? Guarda che sono più ingredienti di quelli che potresti pensare. Passerei al riso. Io non so quanto riso può entrare, sinceramente. Metterei del pollo qua sopra, vai. Visto che ne ho fatta poca, di cipolla caramellata, la cospargiamo un po' sul nostro riso. Metterei del pollo adesso. Sì, aiutati. Ok, guacamole. Via, via, cavalli. È bellissimo. Vero? È bellissimo. Che poesia. C'è una parte molto bella. Questa salsa è veramente buona, vai. Mettiamola in fondo. Attento che siamo arrivati all'orlo, quindi proprio... Nachos. Quindi. Bah, ma questi sono belli. La cosa bella è che abbiamo preso cose a caso. A caso, proprio quantità a caso, sono entrate alla perfezione. Io direi che è perfetto. Io metterei un po' di tabasco, perché a noi ci piace piccante, no? Come farebbe l'usuretto del tabasco. Ora, cioè in realtà questa è la parte difficile. La parte più complicata ora. Io spero che il video vi stia piacendo. Vi ho fatto vedere tutti i passaggi per fare un burrito. Lasciate almeno un like. Proviamo ad andare di nuovo primi in tendenza. Se non avete ancora fatto iscrivetevi, accendete la campanellina. E prometto che a 100.000 like faccio la carbonara da tipo 30 kg. Devi fare questo. No, no, no. Guardate, arrotolate qui. Così. Prima parte, con una pedina. Ok, 3, 2, 1, via. No! Ah! Velocemente, mi servono degli spilli. Come pensi di infilare quello così dentro? No, qua, qua, qua. No, immagino serve. Ok, qua. Qua. Perché lì? Qua. No, no, serve, serve, serve. Ufficialmente è il burrito più grande che voi possiate mai vedere fatto su YouTube. Mi aspettavo più largo, forse doveva essere un po' più lunga la piadina, ma purtroppo questo è quello che avevamo. Adesso c'è una parte molto complicata. Togliamo gli stuzzicadenti, infila sotto. Wow. È esattamente come quando il kebabaro ti fa il kebab. Allora, adesso è una parte complicatissima, ragazzi. Tirarlo su e metterlo là su. Esatto. Dai. Al centro. Top! This is a giant burrito, ragazzi. Vi dico letteralmente quali erano i miei due piani per cuocerla. Il primo piano è quello che viene prima del secondo, ma dopo il piano terra. Comunque, il primo piano era veramente difficile. Scaldare il forno a 230 gradi, 240. Tenerlo così da un lato. Poi girarlo, cuocere dall'altro. Poi mi è venuto in mente che ho questo. Una termosifica. Dovete sapere che la piadina va cotta a un minimo. Cioè, se no non si mangia. Da adesso usiamo l'alluminio e scaldiamo. L'unico problema è che ho proprio prendere fuoco questo. Senza paura, ragazzi. E non tenerlo troppo vicino, ma comunque ha detto che si cuocerà. Devo fare questo semplicemente. È freddo. Cioè, è tipo della stessa temperatura che c'è qua praticamente. Ho un'altra idea. No. Quello che abbiamo fatto è inutile. Adesso lo scopriamo e ricominciamo. Si ricomincia, ragazzi. Stavo notando che questo metodo è veramente lento. Mi è venuta un'altra idea che potrebbe risolvere molto la situazione. Taglieremo la nostra parte, quella che calcoliamo che adesso mangiamo, mm-hmm, noi, e la mettiamo come se fosse sulla piastra. Ok, gira, 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 gira. Porca c***a! Non avevamo i giusti mezzi. Non abbiamo mai pensato di averli, ma ci abbiamo provato lo stesso. È arrivato il momento di adesso spostarlo sui piatti. Quindi ho un'idea, l'unica cosa che possiamo fare. Vai direttamente qua. Ah, mi sono bruciato. Ci siamo? Olè! Effetta fu fatta. Ci sono stati dei problemi di edibilità alla fine, ma secondo me è uscito veramente buono. Ho fatto un po' di casini, ma vediamo. Non so, il mio è impossibile da prendere, ma... Wow. È veramente buono. Sì, ragazzi, è veramente, veramente buono. Offro buono. Burrito scomposto, ma buono. Sento ogni singolo ingrediente. Non è troppo piccante, ma ci sta bene. Cioè, è quella giusta combinazione tra burrito e piadina questo. È buono tutto, non gli trovo difetti. Ora molto velocemente vi dico che finiamo di mangiare questo e andiamo a portarlo a casa di youtuber. Ci dobbiamo sbrigare perché è tardissimo, stanno aspettando solo noi per mangiare.
Siamo finendo al buio di mangiarlo, abbiamo fatto un calcolo delle calorie ed erano 30.000 calorie, 20 kg di burrito. E le prime persone da cui stiamo andando sono Step Missouri. Pesa un botto, però. Non capirai, aiuto. Avete fame? Porca miseria. Sono 20 kg? L'abbiamo mangiato noi, un botto. Abbiamo messo un chilo a testa. Ma veramente? Sì. Altro che chef a domicilio. Ah. Wow. Quante calorie sono? 30.000 calorie. Guarda, lo hai sfaldato tutto. Hai inquadrato il Dan, spero. Sì. Aspetta, non hai visto l'altro danno. Madonna! Ok, gliel'abbiamo lasciato a Stefano e Surri. Vabbè. Ma vai. E ora andiamo verso casa di Jaser. Semplicemente troppo grande per essere. Ok, ok. Apri Jaser. Non entra. Non entra. Devi inclinarlo. No. Devi inclinarlo. Devi aprire qua. Easy game. Senza farlo cadere però. Salve. Non hai idea di quanto è stato complicato adesso. Ma che cos'è esattamente? È un burrito gigante che era di 20 kg, 30.000 calorie. Dammi una padella. Direi questa. Se manchi vado, lo taglio a metà, lo mangio domani. No, o la legge che va mangiato tutto nel momento in cui viene fatto. Esatto. No, in realtà dura tranquillamente fino a domani. E allora? Possiamo scottarti? Sì, già mi sono scottato. Porco, e ora? Vai, vai, metti la padella, metti là. Super padella. Ah! Buon appetito. Buono? No, si mischia bene. La salsa, ci ha voluto questo piccantello. Ma dove fa una piadina così grande? Non ho sentito la guacamole perché sta dall'altro lato. Allora, ti dico, la guacamole è la cosa più buona di tutto là dentro. Jaser, è provata? Approvata. Quindi si può fare un burrito da 20 kg e farlo diventare anche buono? Si può fare. Ma c'è una fotocamera. Solo Yaki Tale. Buongiorno. Buongiorno. Capitan Yaki. Yaki mangia poco, quindi facciamo così. Però ti assicuro che è molto buono. Ah, non sai mangiare. È una cosa che puoi mangiare a morsi. Buono. Hai visto questo qua? 900 IQ. Sì, come sarebbe il mondo se usassimo il 100% del nostro cervello? Comunque, Yagi, non so, magari non te sei accorto, comunque, so Giovanni, Ora no, vabbè! No. Ha provato? No, buono, buono, cavolo! Dammi tutto il resto che lo congelo. Ci cavolo un mese! Missione compiuta! Bravo, Gio! Ragazzi, sono passati un po' di giorni dall'ultima clip e tra averlo consegnato a quelli della pedineria, averlo mangiato noi il giorno dopo, averlo lasciato un po' Yagi Tale per mangiarselo nei giorni a seguire, anche stavolta abbiamo finito tutto quanto e il burrito da 20 kg ufficialmente sarà spazzolato. Io comunque voglio ringraziarvi veramente tanto. Avete visto questo video e penso si sia notato quanto ci tenessi nel realizzarlo il meglio possibile e fare tutto per bene. Sono contenuti che sembrano cavolate, che le facciamo tanto per, ma è figo. È figo, cioè vivere queste esperienze, vivere l'esperienza di poter creare qualcosa di così grande da soli soprattutto è stato molto figo. Spero che vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, siamo quasi a 1 milione, lo dico sempre, però ci stiamo arrivando, ci stiamo lavorando. Lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto e se vi va andate a recuperare i video usciti questa settimana, che ci saranno spoiler in mezzo a questi video sui contenuti che stanno per arrivare sul canale, quindi mi raccomando, tenete gli occhi aperti sui video che stanno uscendo e che usciranno. Ciao ragazzi.